moglie aveva ereditato un piccolo appezzamento e decisi subito di fare una vigna, senza conoscere niente, E però tutta la superficie che avevo utile per poter impiantare e feci sto vigneto, che iniziai con 1,10 m, proprio vicino a quella struttura, a impiantare, e impiasi negli anni 90 feci questa vigneto, che poi mi facevo aiutare con dei vecchietti, e lo facevo il sabato e la domenica con qualche persona anziana che mi aiutava e mi insegnava qualche cosa. E dalla passione ho visto, comprando altri terreni e poi impiantando, non è una cosa che si poteva fare di sabato e domenica. Poi, fin quando non avevo fatto questi corsi, col vecchietto andavo d'accordo. Poi andavo un po' in litigio perché quello che ti insegnavano al corso era tutto diverso da come loro facevano e gestivano la pianta. Loro non badavano tanto alla pianta, ma alla quantità che doveva produrre la pianta. Allora erano bravi a scegliere il capo a frutto per fare più frutto. Però molte volte sulle spalliere loro avevano difficoltà, perché il capo a frutto esce sempre sulla punta, e molte volte ti ritrovavi che la pianta non veniva gestita, e poi su questa qua, che era una raggiera, tu non avevi problemi perché loro poi incrociavano e tenevano lo spazio per poter gestire la pianta. Sulla spalliera, che tu hai 1,50 m tra una pianta e l'altra, tu devi saper scegliere il traccio e avere un compromesso tra il frutto e il legno. E quindi questo loro avevano difficoltà, e quindi queste piante poi iniziavano a salire, e quindi ci stava tutti i giorni che facevamo guerra, tanto più che poi mi sono messo, e allora mi mangio potate tutte quante io. Allora, Piedi Rosso in realtà, da noi prima si chiamava Piedi Palumbo, no? Che in realtà quando parte il grappolo parte quasi come un piede di piccione, di palumbo, no? E poi è un po' anche rossiccio. E quindi da questa cosa, perché diciamo nella zona del Vesuvio, dove qualcosa stanno ancora recuperando del Piedi Rosso, quindi si chiama Piedi Palumbo, non è. Poi in italiano adesso diciamo Piedi Rosso, però diciamo prima ancora comunemente si chiama Piedi Palumbo. È un po' più rustico, però la questione è che nell'antichità il Piedi Rosso veniva tagliato con l'aglianico, ma anche lo sciascinoso. Per dare un po', perché lo sciascinoso poi produceva tanto, quindi faceva molto musto. Quindi il taglio tra i tre vitigni era prima per ammorbidire l'aglianico, perché prima non si faceva il Taurasi. Dopo, diciamo, dopo l'estate di San Martino, si diceva che ogni musto diventava vino e quindi si incominciava a bere. E quindi bere solo aglianico si faceva fatica. Allora il taglio con quest'altri due vitigni, Pietirosso e Sciascinoso, faceva sì che il vino era più pronto da berlo dopo, dopo dicembre. E addirittura all'epoca si impiantava negli stessi vitigni dell'Aglianico, vitigni a bacca bianca. Quindi ancora oggi qualcuno che è rimasto, c'è ancora questi vigneti vecchi a raggiera vellinese, ci si trova all'interno qualche pianta a bacca bianca, o di Trebbiano Toscano o coda di vulpe, che comunque tagliavano anche con 15% o con vini molto più morbidi di acidità, perché poi buona parte dell'aglianico veniva consumato sfuso. Il mercato grosso era il napoletano, quindi venivano i commercianti da Napoli e acquistavano tutti questi vini sfusi che poi si vendevano. E quindi il vino si consumava di annata, non si facevano vini di invecchiamento. La botte che si utilizzava era un contenitore che si faceva addirittura fermentare all'interno, si faceva la fermentazione in queste botte di castagno, perché all'epoca erano quasi tutte botte di castagno. Infatti a Caposile c'è ancora un bottaio che costruisce queste botti. Si utilizzavano non tanto per la conservazione, ma per farci fermentare all'interno. Dopo la fermentazione poi ci si metteva all'interno, però poi giro di qualche anno la funzione del legno diventava solo un contenitore. La questione è che piante che sono sopravvissute alla filossera in realtà erano quelle piante che si trovavano in terreni vulcanici, terreni sabbiosi. Allora, e quindi ci si è conservato, e ci sono ancora qualche pianta di più di 100 anni.
come si trova nella zona della costiera, come la trovi nella zona del Vesuvio, però sono piante molto, cioè giusto conservate, e che poi buona parte di queste piante dopo gli anni 70 sono addirittura scomparse, per il fatto che dopo gli anni 70 che si è iniziato a formare il catasto vitivinicolo, allora non hanno permesso, fino a quando il contadino ha conservato quell'impianto, era un impianto misto, fatto a raggiera, però ci si trovava la pianta di melo, di pero, albicocca, olivo, era un misto. Quando poi ha chiesto la trasformazione per diventare un impianto specializzato, loro hanno preteso che quell'impianto che veniva diciamo estirpato e rimesso nuovo doveva essere specializzato solo vigneto. E quindi diciamo chi ha voluto dedicarsi alla viticoltura e fare un'uva di qualità ha trasformato quei vigneti, e diciamo il 95%, forse pure di più, sono stati tutti convertiti a vitigni specializzati. Tu spumantizzi il fiano? Sì, sì. Metodo classico pure. No. Quanti mesi fa sui lieviti? Allora, prima faceva 24, adesso come adesso non è perché non c'è, cioè, in realtà dipende dall'annata, se l'annata è troppo calda esce un po' prima, se dipende quando vediamo che il vino potrebbe essere pronto, anzi se non è pronto è ancora meglio, perché se non è pronto significa che è più acido, a noi ci piace stare. Ma la te la fate svolgere o no? No, a noi ci, ma neanche sui vini normali, a noi ci piace che il vino quando è in bottiglia come se fosse una limonata. Abbiamo iniziato a fare sempre, perché poi su due siti diverse, maturazioni diverse, a volte ci sono pure 15 giorni di maturazione diversa, si fanno sempre vendemmie separate, vinificazioni separate, dopo finita la fermentazione, quando non è ancora chiusa la fermentazione, vengono messi insieme 50 e 50, 50 di Montefredino e 50 di Summonte, e quindi poi fanno l'affinamento sulle fecce fine per un periodo insieme. Quindi si era raggiunto questo equilibrio tra sta durezza che teneva e l'acidità sul monte, e la mineralità e una poca arrotondità che teneva Montefredino, quindi il vino si è iniziato a completare. Poi c'era la fanno etichetta a sta bottiglia. Allora chiamai la grafica, che cioè la grafica o l'etichettificio che mi faceva stare. Questa immagine sta per. Questa è la torre del. Se ti giri la vedi in volo. Non è proprio così, ha già migliorato un po'. No, è perché la torre sta a coppa la montagna, qua là è sotto la montagna. Poi ora fa l'etichetta, dico, vabbè, ma posso fare l'etichetta bianca. Chiama a questi etichettifici, dico, senti, ma un'etichetta un po' più marcata, un arancione. Dissi, facciamo uno, mandami qualche colore di arancione. Lui fino a quando, nel 2013 o 2014, una cosa di questo, dopo un paio d'anni, mi scrive il legale di Verve Glicù. Ah, perché hai detto arancione? Mese di ottobre, io stavo 20 anni, arriva sta raccomandato. Mia moglie faceva, ma qua queste 7-8 pagine A4 di tutti questi articoli, questo dice qua, io durante la notte mi dice, ma così, dice, ma io c'è uno scherzo, questo e quell'altro, dice, ma... e quelli dicevano che il colore arancione era l'oro, che io non potevo, il consumatore veniva distratto, loro avevano avuto un calo del 10%, io facevo 3.000 bottiglie, non ne tenevo manco. Loro avevano avuto un calo delle vendite, che quindi era accusato, il consumatore andava in confusione. Scritto brutto contadino in grande, non è che dice scritto nata manera. Ma ce l'hai questa etichetta? Sono curiosa di vedere. E non ci stava, ma ci ha conservato. E mi dice, tanto poi c'è, ma forse questa dove mettono le cose, mi hanno fatto spendere pure i soldi. Poi non c'è stata una rivista che non si è occupata del caso, perché Davide contro Golia uscirono gli articoli. E poi dico, vabbè, ma a me che me ne fotte per 3.000 bottiglie, mo è bianca, è rossa, è verde. Che pazzia! Allora, dico, vabbè, mo la faccio bianca come questa da qua, l'ho già fatta bianca.